Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione di Tele Italia. Parliamo di diverse cose, vi parlerò di un'intervista all'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Vincenzo Camporini, che dice esattamente quello che penso io, come se ci fossimo messi d'accordo, e poi vi parlerò di un piano che non è stato reso noto agli italiani e vi dirò anche il perché. Intanto in questi minuti si sta svolgendo il Consiglio dei Ministri per varare un piano economico per tutto il paese. Ci sono dentro tantissime cose, ma pochi soldi, 25 miliardi è poca roba, diciamo, chiamiamola roba in maniera un po' così, e soprattutto sono tutti soldi a debito, cioè sono soldi che l'Italia non ha, 25 miliardi, ma deve mettere dei titoli di Stato, che l'emissione di questi titoli di Stato farà sì che racimola 25 miliardi, ma poi dovrà restituirli con gli interessi. Ecco, non sono soldi che arrivano dal cielo, ma è un prestito. L'Italia utilizzerà questi soldi come prestito. Voglio vedere poi come si troverà questo, i soldi per scongiurare l'IVA. Diciamo che la situazione economica è assolutamente terrificante. Ma partiamo con l'intervista all'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa ed esperto di politica internazionale, il generale Vincenzo Camporini, che parla proprio dell'emergenza e come superarla. Il giornalista gli chiede: generale, l'Italia sta gestendo bene questa situazione? E lui dice: ogni volta che c'è un problema, una crisi, una situazione in cui bisogna prendere delle decisioni in questo paese, ci inventiamo una riunione con qualche ministro esperto e qualche esponente dell'opposizione in modo del tutto occasionale. Quindi c'è un approccio dilettantesco della soluzione dei problemi. È abbastanza inutile mettere regole dettagliate se poi non c'è la volontà esplicita di controllare che vengano rispettate. La fase del controllo è essenziale se si vuole che le decisioni prese abbiano efficacia. Questo che dice non se lo è inventato. Io ricordo di aver fatto dei corsi proprio quando io poi lavoravo come direttore commerciale, direttore vendite in alcune aziende, quando avevo 26 anni, un po' precoce, ma 26 anni ero già direttore commerciale, quando ho fatto dei corsi di management, si dice che il direttore dell'impresa decide un'azione, decide di fare qualcosa con l'azienda. Successivamente c'è la fase del controllo, bisogna controllare che si stiano eseguendo gli ordini dati in precedenza. Quindi c'è la fase del controllo che è essenziale per vedere se quello che si sta facendo è efficace. E lui questo che viene detto comunque nei corsi per manager, li ha fatti anche lui ovviamente, e sa perfettamente che tu non puoi fare un decreto con dei divieti e poi controllare a campione. Tu devi controllare bene, come sta facendo la Spagna. A Madrid ha schierato le forze armate, l'Austria sta richiamando i riservisti proprio per controllare il territorio e permettere a nessuno di uscire di casa, perché questo non è per essere cattivi, ma perché ne vale per la della salute pubblica. Ma lo vedo anche dai commenti che ci sono sul mio canale. Ci sono tante persone che non hanno capito la gravità di quello che succede. Continuano a parlare il 2%, è una influenza col 2%, tante storie, e questa è la classica influenza, però negli altri anni non abbiamo fatto tutte queste storie. C'è purtroppo tantissima ignoranza, disinformazione. Mi sembra un po' di ascoltare quelli Novax, di ascoltare quelli che sostituiscono l'Ilva con la produzione di cozze pelose, o quelli che dicono che d'estate con l'accensione dei condizionatori il PIL italiano aumenta, o quelli che volevano togliere l'Ilva per fare un parco alpinistico per arrampicarsi sulle torri. Di quelle cose, purtroppo molti italiani hanno tutte le loro cose, i complotti,
ci vogliono distogliere l'attenzione da quello, allora hanno tirato fuori questo. Guarda che forse è una guerra tra Cina e Stati Uniti e questa roba l'ha fatta la Cina, no, l'ha fatta gli Stati Uniti. Si sentono di quelle cose, ma di quelle cose che sono da mettersi le mani ai capelli. Quindi io quando continuo a sentire la gente che dice che è una semplice influenza, quando i dati, ci sono anche dei grafici, delle tabelle, non è una influenza dal 2%. È un'altra cosa, è un'altra cosa. Se no non ci sarebbe tutto questo cinema nel mondo e gli scienziati avrebbero detto ai governanti: tranquilli, che state facendo? Avete preso un granchio. Invece sono gli scienziati che stanno chiedendo proprio in queste ore di prendere delle misure drastiche, perché si può arrivare a una diffusione del 60, 50, 60, 70% della popolazione. E ricordiamoci che l'Italia è un paese avanti con l'età, l'età media è molto alta, quindi siamo più esposti in questo. Ma il generale, e poi gli viene chiesto, ma quale potrebbe essere la soluzione? Lui dice, negli altri paesi esistono degli organi che in genere si chiamano Consiglio Nazionale di Difesa o Consiglio Nazionale di Sicurezza. Ci sono negli Stati Uniti, in Francia, in Gran Bretagna. E quindi si sa a priori quando c'è un problema chi bisogna chiamare, chi deve prendere le decisioni che una volta prese vengono applicate. Da noi questo non c'è, ognuno fa quel che gli pare. Ci si riunisce, si dicono certe cose, dopodiché si va in televisione e si dice il contrario. Non è così che si gestiscono le crisi. Ripeto, servirebbe un Consiglio Nazionale di Sicurezza come hanno gli altri. E il giornalista gli dice: ma l'Italia non ha già una cosa simile a livello di forze armate? Dice, e il generale risponde: nel campo della difesa, noi abbiamo il Consiglio Supremo di Difesa, organo di rilevanza costituzionale, che però funziona in base alla legge istitutiva che lo configura come un organismo di altissima consulenza del Presidente della Repubblica. Io partecipavo alle riunioni dove si dicevano tante belle cose, alla fine ci si alzava e il ministro faceva quello che gli pareva. Quindi, da questo punto di vista, è indispensabile che si istituzionalizzi un organo decisionale collettivo dove chi ha competenze e responsabilità possa eventualmente ascoltare anche gli esperti, prendere delle decisioni e attuare in modo coordinato. E il giornalista gli dice: ma le misure fin qui prese dal governo sono efficaci, secondo lei? Dice: non sono un esperto di questo tipo, di questo settore. A buon senso posso dire che alcune le condivido e altre no. E poi il giornalista dice: ma lei proporrebbe di richiamare i riservisti? È fattibile? Dice: un conto è la riserva selezionata, fatta da professionisti in numero limitato che hanno certe competenze, quindi possono essere utili, ma certamente non risolutivi. Coloro che hanno fatto la leva potrebbero essere giuridicamente richiamati. Si tratta di uomini che hanno fatto il servizio militare negli anni 90. Non vedo con quali compiti e a quale scopo, perché dovrebbero essere riaddestrati, visto che l'addestramento non si è fatto più. Questa è un'ipotesi che lascia il tempo che trova. Ma su questa notizia vi faccio una parentesi. L'Austria ha richiamato i riservisti proprio in questo momento per il controllo militare del territorio perché non hanno fiducia nei loro cittadini. Stessa cosa in Spagna, a Madrid ci sono i militari, non hanno fiducia nei propri cittadini. Noi, dopo che abbiamo visto che al centro-sud principalmente sono tutti in giro il pomeriggio a passeggiare come se niente fosse, anche l'abbiamo visto in Liguria. Quindi credo che forse in Italia, a differenza degli altri stati, c'è una necessità di mettere i militari in strada molto più forte che negli altri paesi. Io richiamerei i riservisti e metterei in strada militari per controllare e pattugliare tutte le strade, che nessuno esca di casa. Nessuno esca di casa. Se vogliamo veramente vincere questa battaglia. E poi il giornalista dice: ma i tagli a oggi non è che aiutano. Dice: le forze armate hanno subito negli ultimi 10 anni dei tagli considerevoli. La sanità, ad esempio, è un caso drammatico. Avevamo 7 ospedali militari distribuiti sul territorio nazionale.
Ora abbiamo solo il Celio. A suo tempo avevo spinto per un'integrazione interforze delle capacità mediche delle forze armate che per gelosie di parrocchia non si è mai realizzata. In più c'è stata una grande prudenza nel definire i rapporti tra la sanità militare e il Servizio Sanitario Nazionale, ma per questa emergenza sarebbe stato utile interagire e integrare le due realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. E siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.